un'auto veleniristica per il car sharing, che è un nuovo servizio che noi stavamo inseguendo da un po' di tempo e che finalmente riusciamo a concretizzare stamattina. Sarà a disposizione delle persone per prenotarlo dal 15 di maggio, quindi è un servizio che entrerà in funzione fra poco. Come car sharing, appunto, è un servizio di una macchina, di macchine che si possono prenotare per l'utilizzo, in questo caso all'interno della città, perché l'uso è di 150, l'autonomia è di 150 km circa, e quindi è un servizio che noi mettiamo a disposizione della città, è un servizio anche ecosostenibile. È un servizio rivolto ai cittadini, naturalmente, per vivere la città ancora con l'auto per chi non ama andare a piedi, però di fronte alle emissioni dell'atmosfera abbiamo emissione zero in città e quindi una vivibilità e una sostenibilità a tutti gli effetti. L'auto che stiamo presentando è una Zoe, una Renault, che è in produzione normalissima. È un'auto che ha 150 km di autonomia, velocità massima di 130 km, ma un sistema di autoregolazione che gli permette, in caso di calo della batteria, di autoregolarsi diminuendo la velocità fino a 90, dandosi un limite. Può essere utilizzata tranquillamente per strada normale, ma anche in autostrada. E la ricarica, il costo della ricarica, intanto per dirvi quanto, con 150 km sono intorno ai 2 euro di costo di energia elettrica. Questo è il risparmio che si hanno con le vetture elettriche. Car sharing funzionerà che praticamente l'utente si dovrà registrare sul sito di EVAI, che è comunque una società delle Ferrovie di Milano, quindi della regione. Si dovrà registrare, scaricherà un'app, ricaricherà un borsellino e il costo è indicativamente di 5 euro all'ora, però frazionabili. Cioè, io non è che uso 10 minuti e pago 5 euro, pago frazione dell'utilizzo che ne faccio. Avremo 5 postazioni di deposito su Mantova, ce ne sarà una in Corso della Libertà, una in via Lisonzo, e queste due avranno la colonnina di ricarica, e poi altre 3 solo di sosta, che saranno una in stazione, una presso Aster via San Giorgio e l'altro presso Aster via Imbrenagi, e poi potremo ampliarle in base alle necessità. Chi la utilizza potrà depositarla in una di queste 5 siti indipendentemente e prenotarne poi il recupero in un altro sito. Noi sposteremo l'auto in base al tipo di prenotazione che ci arriva dall'utenza.